Seba ci spiega perché non ci si può rifiutare di andare nelle aree fumatori dei ristoranti quando si va alle cene di lavoro in Giappone. In attesa che il fumo venga bandito per sempre, l'umanità possa vivere senza puzzare come una ciminiera dopo un panino. Ciao ragazzi, come va? Benvenuti su questo nuovo video. Oggi volevo parlare, volevo fare una risposta, una video risposta a un commento che mi era arrivato. Il commento riguardava appunto il fumare in Giappone, che mi avevano scritto perché io più volte mi lamento del fatto che in Giappone si fumi nei ristoranti e qualcuno mi ha scritto: ma scusa, sei grande e vaccinato, se non vuoi andare in questi, cioè dovresti lasciare la libertà a chi vuole fumare di fumare nei ristoranti. Il punto è che io comunque ho sottolineato quando ho detto che mi lamento del fatto che non mi piace che fumino nei ristoranti è quando mi riferisco alle nomikai, che sono per lo più, quelle di lavoro, diciamo, quindi quando si va a bere con i colleghi o magari i superiori, che è veramente una cosa nella cultura, perché io non posso dire a un superiore, un mio capo, un mio cliente, che magari così, che non voglio andare in questo posto perché non si può fumare, voglio la stanza fumatori se loro fumano. E questo tanti giapponesi anche non lo possono fare. Io mi sono lamentato, cioè mi sono lamentato, ho detto cosa ne pensavo sul mio canale in giapponese, non è che l'ho detto ai miei superiori, perché comunque è una cosa che non puoi fare in Giappone. Lo so che sembra una cosa un po' magari difficile da comprendere, però dovete capire che è veramente una culturale che c'è tra il Giappone e l'Italia, che comunque se siete a una cena di lavoro e il vostro capo fuma, voi non potete dire andiamo in un posto dove non si fuma perché io realmente sono allergico, non lo posso dire perché va contro comunque il loro modo di fare le cose. Quindi sinceramente io mi sono lamentato e non posso dire che non voglio andarci perché non si può fare in Giappone. In Giappone non funziona così e sono sicuro che tanti giapponesi come me che magari sono allergico al fumo e gli capita di andare a bere con i colleghi eccetera eccetera magari vorrebbero lamentarsi o comunque chiedere una sala non fumatori, ma non possono farlo proprio per questa differenza culturale. Stessa cosa, magari tanti giapponesi non vogliono bere a queste cene di lavoro, però se il tuo capo ti offre da bere, tu devi bere. Quindi funziona così in Giappone. Purtroppo non ci si può fare niente. È una delle cose belle del Giappone che comunque trattiene comunque le tradizioni, bisogna un po' adeguarsi. Quindi io ti dico, spero che non si fumi più, perché nella maggior parte del mondo adesso nei ristoranti non si fuma più, quindi spero che adesso in Giappone, anche in vista delle Olimpiadi, cambi questa cosa, che così la gente che magari non vuole andare in posti di fumatori non serve che ci vada. Però per favore capiate che è una cultura diversa. Quindi la domanda che tu mi hai fatto, o comunque quello che tu mi hai detto che avrei dovuto fare, che sarebbe dovuto dire ai miei colleghi o ai miei amici, cioè no, ai miei colleghi, perché con gli amici se voglio andare in una sala non fumatori ci vado, però ai miei colleghi di andare in posti di fumatori dico non lo posso fare perché il Giappone funziona così, è proprio una differenza culturale. Quindi guarda, apprezzo il commento, la tua critica comunque diciamo un po' così costruttiva, e io ti ho risposto con questo video per farti spiegare un po' la differenza. Spero che questo ti abbia aiutato a capire un po' meglio come funziona il Giappone. Spero che questo video vi possa piacere. Ditemi che cosa la pensate voi del Giappone, se secondo voi devo sopportare comunque il fatto che devo andare alle nomikai anche se non voglio fumare o bere, però devo andarci lo stesso così, o se magari è meglio che magari il Giappone si adegui a altri paesi e non permettano di fumare in Giappone. Io, guardate, io non fumo, quindi sinceramente dal mio punto di vista lo dico da non fumatore, però vi dico che in Giappone c'è questa sfortuna in più, perché appunto non ti puoi lamentare se vai a una cena di lavoro. Quindi è per quello che io punto molto su questo punto. Spero che abbiate capito di più. Se avete ancora delle domande, scrivetemelo nei commenti e noi ci vediamo con un altro video alla prossima. Ciao da Sebastiano Serafini, iscrivetevi, lasciate un mi piace. Mi